Usano false identità per arrivare in Italia e spostarsi da un luogo all'altro. La scoperta di un vero e proprio covo di falsari in Belgio, grazie anche all'arresto a Bellizzi di Jamal e di Nuali, dimostra quanto sia minuziosa e ramificata la macchina organizzativa del terrore. L'utilizzo di falsi nomi da parte dei terroristi potrebbe essere direttamente collegato anche ai numerosi furti di carte d'identità che sono stati messi a segno negli uffici comunali nel nostro territorio. Nella sola città di Pagani, tra il 2012 e il 2016, sono state portate via dagli uffici di Via Pittoni oltre 3.000 tessere non intestate, oltre a ingenti somme di denaro. Furti del genere però ci sono state anche in altri comuni del Salernitano. Nel 2014 furono messi a soqquadro gli uffici anagrafe dei comuni di Rocca Piemonte e Fisciano. Poche migliaia di euro portate via, mentre aveva fatto scalpore il furto, anche in questo caso, di centinaia di tessere d'identità. L'ultimo episodio si è verificato il 5 gennaio scorso proprio a Pagani. 1.800 le tessere portate via, oltre a 3.000 euro in contanti. La scoperta ad opera di alcuni dipendenti immediate scattarono le indagini da parte dei carabinieri guidati dal tenente Chiantese. Immediato fu l'allarme lanciato già in un nostro servizio andato in onda il giorno dopo. Sentiamo. Certo è che 1.800 documenti di identità in bianco rappresentano un bottino cospicuo per eventuali organizzazioni che si possono celare dietro questi furti e dedite con molta probabilità a truffe di qualunque natura, anche se a preoccupare maggiormente potrebbero essere eventuali collegamenti con organizzazioni del terrorismo internazionale. Documenti di identità non intestati potrebbero anche essere utilizzati per favorire la presenza o la fuga di terroristi dai paesi stranieri, che potrebbero essere transitati anche per l'agro nocerino sarnese. Prima di Natale, infatti, con l'ausilio. Sta facendo scalpore comunque il caso di Khalid El Bakrawi, uno degli attentatori kamikaze di Bruxelles, che per arrivare in Grecia, passando per la nostra nazione, ha usato l'identità del calciatore marocchino Ibrahimi Maroufi, classe 89, visto con l'Inter il Vicenza, ma soprattutto anche con la Paganese due stagioni fa. Cresciuto nell'Anderlecht e poi passato al PSV Eindhoven, centrocampista su cui scommettevano in tanti, non ha rispettato quelle che erano le premesse. Ora sarà probabilmente ricordato perché un terrorista ne ha assunto nome e cognome per muoversi liberamente e organizzare stragi in Europa.